si riparte. Dolore alle gambe accettabile, pillolina presa e via verso l'avventura di quest'oggi. Siamo sulle 17 miglia. Dopo aver fatto colazione e fatto lo zaino, si sono fatte le 9.40 e teoricamente Google Maps dà 5 ore e mezzo di cammino da Eldon on the Wall a Chalford. E l'unica sfiga è che non ci sono punti di ristoro nel mezzo, forse qualche pub, mi dice la signora, però di sicuro non aperti al mattino. Quindi adesso facciamo tappa al supermercato, che vuol dire tornare indietro di circa 1 chilometro, e poi prendiamo qualcosa così per kit di sopravvivenza rapida. Anche la perfida Albione ce l'ha contro moderni legionari e quindi l'unico shop del villaggio è chiuso. Camminieremo soltanto con la scorta tattica di grissini e acqua di rubinetto. Ad ogni modo, questa è l'insegna che indica il percorso, quindi direzione Chalford e si parte. 17 miglia e si dovrebbe riuscire ad arrivare al prossimo bivacco per la notte. Abbiamo lasciato la strada principale, adesso stiamo camminando su un sentiero di terra, di erba fondamentalmente, in mezzo al campo. In lontananza ci sta qualche mucca. Però qui ancora è tutto abbastanza segnalato, anzi addirittura si raccomandano sui cartelli, se si è in gruppo, di non camminare su una singola linea, ma di camminare, guarda in basso perché è pieno di merda, di mucca, di camminare su più linee, così da non rovinare il terreno e lasciarlo conservato per i posteri. Primi 3 km di oggi fatti, anzi ormai quasi 3 e mezzo. Siamo arrivati a uno dei tanti checkpoint sono da fare, ogni volta è sempre un'impresa capire come si aprono, che tu passi e poi richiudi, anche perché qui è pieno di vacche e se non fai questo te fuggono tutte. Poi c'hai dei piccoli attrezzamenti su strada come questo e riprendi a camminare dalla parte opposta, perché qui comunque è tutto segnalato, ci sono i cartelli là. E ogni volta che fai qualcosa ci dovrebbe essere una ghianda, eccola là che si vede, la ghiandina dietro di me. Allora, qui entriamo a Vindobala, che dovrebbe essere uno dei posti archeologicamente più interessanti del sito. In pratica si tratta di un par di sassi dati lì, senza troppe pretese. Qui ci stanno provando tutti a convincermi a tornare su un'altra volta, dicendo guarda adesso stai camminando, non vedi quasi niente, dovresti tornare e rifare tutti i siti archeologici. E io faccio sì signore, diciamo Roma, se voglio vedermi qualcosa di antico romano serio vado lì. Non sono molto socievoli. Allora, mi incorna o non mi incorna? No, anzi se ne va. Hanno capito chi è il maschio dominante qui in mezzo. Ok, welcome to Vindobala, the Roman fort at Rochester. Andiamo un po'. Praticamente Vindobala era uno dei forti più importanti di questa zona, la cui guarnigione proveniva dalle zone adesso tra l'Olanda e la Germania, idea di difendere tutte la zona qui dalle incursioni. Il problema è che è stato adesso totalmente coperto da campi, è stato tagliato in due dalla Military Road, la strada che ho fatto io prima, e tutte le pietre, iscrizioni eccetera sono state demolite e utilizzate per fare da basamento alla strada. Quindi prima, quando camminavo e vendevo la massicciata stradale sorretta da dei muri, quei muri, ecco, non erano un muro un po' di tempo fa, o meglio, erano un muro ma un po' più importante. C'hanno una faccia un po' incazzata ste vacche, non capisco il perché. Vacca, 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 insomma sono circondato da vacche su sta vacanza. Abbiamo lasciato la strada asfaltata alla nostra destra e adesso si sta camminando tra due campi. Cioè sembra di stare, non so, in uno scenario un po' Hobbit, che c'ha sto albero da destra che si confà con quello di sinistra.
ti passi in mezzo. Se non altro c'è un po' di ombra, perché fuori altrimenti ci sta il sole. Però è quel sole strano che a volte è caldo, ti vorresti spogliare e togliere il golfino, poi però come lo pensi ti è uscita una sventata d'aria fredda e ti fa cambiare l'idea. Quindi fin quando si trova ombra e si va avanti così, tutto è guadagnato. Penso che al sesto chilometro, adesso l'ho fatti 4 e mezzo, faccio un po' di pausa per bere qualcosa, e verso il 10º-12º chilometro faccio pausa un attimo un po' più seria. Settimo chilometro e la marcia continua. Adesso stiamo costeggiando sempre la strada militare, però qui il sentiero è lastricato in pietre. Almeno si riesce a camminare un po' meglio, un po' più veloci. E sono quelle originali, non lo so. Teoricamente ci dovrebbe stare una locanda, ho visto un annuncio qualche miglio più avanti. Dopo 8 km di marcia stiamo iniziando a rivedere un po' di civiltà. È un piccolo villaggetto, non so se può definire, qualche casa, e Barton Hill, una cosa di questo genere. Adesso stiamo seguendo la strada asfaltata, la principale, che a sua volta è stata fatta ricalcando quello che una volta era il vecchio sentiero militare romano. Siamo a Harlow Hill. Come ieri iniziamo con gli attraversamenti un po' particolari. Adesso qui abbiamo un paio di scalette da fare. Ah, si sale sopra il muro, si scavalca il muro con calma perché lo zaino pesa, e poi si scende dall'altra parte. Ah, ecco qua. E si continua a camminare. Abbiamo appena fatto 8 km e pare che la famosa locanda stia un paio di miglia più avanti, quindi andiamo a farne altre 3. Poi sarebbe perfettamente l'1, quindi a 1 pausa tecnica per pranzo. Pausa tattica ai bordi di questo laghetto, che è una riserva naturale con un sacco di animaletti simpatici che ci stanno dentro. Sto senza zaino perché c'era anche un'area picnic, quindi ho abbandonato lì per stare qualche minuto più morbido. La cosa simpatica di questo posto è che tu, c'è scritto grosso caratteri cubitali che non puoi andare oltre questo cancello, però l'intero perimetro del lago è circondato e disseminato di salvagenti, quindi ti dicono tu non puoi andare oltre, però se vai dentro ti anneghi qualcuno deve salvarti. Mi pare un po' assurdo, ma va bene così. Dopo 12 km di cammino, ecco finalmente comparsa la locanda Robin Hood Bar and Restaurant. Credo proprio che una bella pinta di Guinness gelata qui adesso non me la toglie nessuno. Sì, e dopo 12 km di cammino, niente di meglio di una bella pinta di Guinness gelata. Dopo la pausa pranzo, una mezz'oretta di sosta tra tutto, si ricomincia. C'è qualcosa che non mi quadra, perché tutto il tragitto sarebbero dovute essere 5 ore e mezzo di cammino, ci hanno fatte 3 e secondo il navigatore ne mancano ancora 4. Però va bene, dai, come abbiamo detto ieri, ce ne freghiamo e avanti si vada. Dietro di me ci sta un cartello, dice Chollerford 8 miglia, che sono quindi circa 13 km, il che vuol dire circa 13 km al posto dove ceno, perché l'albergo sta ancora più fuori, quindi ceno e poi arrivo in albergo, questa volta non me frega. Qui mi sa che ho perso un segnale e anziché camminare sulla comoda e protetta via per i pellegrini, mi trovo a camminare lungo la strada. Però fortunatamente le macchine le vedo arrivare dal davanti, quindi dovrei evitarle. Nel frattempo sentiero ritrovato, quindi se non altro non mi ruota la macchina, e se muoio non è per un modo così moderno. Sto sudando fuori tutta la birra bevuta a pranzo, sperando che questo serva anche a far sparire la pancetta. Qui il sentiero costeggia la Military Route, che è una strada fatta nel 1700 e rotti, che taglia in due l'Inghilterra seguendo il vecchio tracciato del Vallo d'Adriano. Infatti ora 15 km in, non mi ricordo quanto, se 3 ore 46 o 2 ore 46 minuti, ma comunque dai, non male. Controllato, fatto ora 15 km in 3 ore e 22 minuti, quindi dai, mi pare una buona media, poco meno di 5 km per ora.
quindi di questo passo fra 3 ore sto a destinazione, quindi fra un paio d'ore sto seduto dentro un pub a fare cena, perché il pub sta in paese e la factory, la farm di questa sera sta fuori dal paese, e quindi prima ceno e poi ci arrivo, che non ci voglia poi di farmi portare su e giù dalla padrona. Qui non c'è niente di particolare se non questo cancello che aveva attirato la mia attenzione. Stiamo a circa 4 miglia e mezzo dal centro di Chollefford, la città in cui mi sto dirigendo, quindi penso di essere lì in meno di 2 ore. Adesso il sentiero continua a seguire la strada, o meglio, si cammina a bordo strada in questo punto, perché non ci sono state più indicazioni del National Foot Trail, anzi Path Trail mi sembra, o Foot Path, una cosa di questo genere, e quindi niente, sguardo avanti che non ti arroti qualche macchina e si cammina così. Da questo ne sta passando una alle mie spalle. Ok, camion, questo è grosso. Ok, adesso posso distrarmi a spegnere. Qui stiamo scoprendo una costante che è peggio del Giro d'Italia, che praticamente tutti gli arrivi sono tappe in salita. Anche oggi gli ultimi 6 km sono tutti ok, autostrada, ma tutti in salita, minchia. Quindi comunque ho visto che il primo chilometro di salita l'ho fatto in 13 minuti a qualche secondo, quindi se così è sono 4 miglia, 6 km, un'oretta e mezzo scarsa e dovrei stare in paese. Ritrovato il sentiero in mezzo al bosco, quella che sto scalando è la collina di Sant'Osvaldo, Osvalda, il che mi viene in mente dei ricordi di gioventù, ma va bene, soprassediamo. Dopo 22 km di marcia facciamo adesso un breakfast più lunch, facciamo pranzo e cena alla Tea Room Sant'Osvald. Quindi niente, Osvalda continua per seguitarmi, però Osvalda, un'uscita così a scout non ce l'hai mai fatta, fa questa te mancava. E niente, Osvaldo m'ha inculato anche stavolta. Praticamente non ho potuto far pranzo, ma soltanto una merenda veloce con una fettina di torta, perché questa qui, le Tea Room, ho capito adesso che non servono grossi pasti complicati, ma soltanto ciaffettini così, quindi era o un toast oppure una fetta di torta, quando a me invece adesso mandava un bel hamburger di quelli ignoranti, inerti, con bacon, ketchup, patatine, che più ha più ne metta. Quindi niente, preso fetta di torta, tè, un mezzo litro abbondante, bollentissimo, tant'è che ho dovuto allungarlo con l'acqua della borraccia, che sennò quel cazzo che lo riuscivo a bere. E adesso mi sono rimesso in marcia, ho 2 miglia, quindi siamo 3 km un po' circa per la città, dopodiché altri 3 km per raggiungere l'alloggio, quindi altri 7 km, sono le 4 e 3 quarti, quindi 7 km dovrei farli in poco meno di 2 ore, quindi 6 e 3 quarti. Adesso magari quando arriva Chollefford chiamo la signora e l'avviso che mi fermo un attimo a cena in paese e poi vado da lei. Pecore, stiamo passando da vacche a pecore, male non è. Non sono socievoli sti inglesi. Io ho deciso di passare per la strada anziché per il sentiero e alle mie spalle è comparso il primo tratto visibile del Vallo d'Adriano. Mi pare che come solita sfiga non ci stia male. Adesso provo ad attraversare, non ci voglio, tanto di pezzi ne seguiranno altri. Questo è andato così. Cartello per Chollefford, manca un quarto di miglio. E questa è una notizia buona. La notizia brutta è che ci abbiamo come ieri il mostro finale. Una salita che adesso non si vede, ma alle mie spalle è indicata con pendenza del 12%. E vabbè, tocca farsi pure questa. Sono nel mezzo del nulla, praticamente c'è una rotonda che gira intorno e le indicazioni per Chollefford sono sparite. Al che mi fermo da un benzinaio e chiedo scusa, io devo andare a Chollefford City Center, mi sa dire dov'è? E lui mi fa, è questo. Io, come questo? Non c'è un cavolo. Vabbè, se non altro ho capito che l'ultimo posto per pranzare, per cenare, è proprio qui davanti,
Quindi io adesso entro, ordino, chiamo la padrona, l'avviso che è pranzo e poi dopo arrivo. La maledizione di Osvalda colpisce ancora. In quel pub, che era il pub di un hotel tra le altre cose, la cosa più economica era a 13,95 pound. Quindi niente, andiamo diretti all'accommodation e poi lì prendiamo magari qualcosa, un takeaway, ci dovrebbe essere. O se no sentiamo la signora se mi accompagna lei da qualche parte un po' più economica. Sono riuscito a trovare finalmente un cavolo di segnale per il cellulare, che tutt'oggi che ha fatto schifo, non c'è la rete quella connettività veloce, ma ce n'è una schifosissima, e praticamente sto a meno di un miglio dalla meta finale. Quindi sono lungo la strada, fra, boh, non so, insomma, la prossima sulla sinistra, devo girare ancora un pelo dritto e poi sto arrivato. Diciamo che a parte quest'ultimo tratto, il navigatore mi sta già segnando quasi 30 km, quindi per oggi, questa sera credo di arrivare a 31. Ero in programma 24, non so 7 in più da dove sono scappati fuori, però vabbè, evidentemente avrò sbagliato strada a un certo punto. Bivio per l'alloggio preso, lo vedo sullo sfondo che mi sta là su in cima, adesso c'è tutto il riflesso del sole. Comunque adesso spalle dritte, sguardo fiero in avanti perché non si dica che sia arrivato stanco e stravolto. Sto entrando nella proprietà proprio in questo momento, dopo quasi 6 ore e 50, quasi 31 km e quasi 3100 kcal bruciate. Anche oggi posso dirmi di tenermi soddisfatto, dai.